Adesso andiamo a prendere, anzi andiamo a recuperare le interviste e il racconto del Musicomics 2024. Radio Elettrica è stata media partner del premio Musica per immagini di Romix, appunto, Musicomics. Adesso andiamo avanti con Franco Michalizzi. Franco Michalizzi, abbiamo raccontato prima, diciamo, un grande rappresentante dei compositori di musica per i film di genere o per, diciamo, il cinema o anche anche la televisione, credo, sì, ma comunque sì, di genere. Sì. Tra l'altro, vedere anche sul suo Wikipedia la frequenza di uscite e anche di composizioni, aveva più di 4 film l'anno in un certo periodo, e a volte vedere e riconoscere gli autori e anche i film rende veramente molto bene il polso della quantità, della qualità, ma soprattutto di che tipo di cinema si andava a cui si dedicava. Ho chiesto proprio anche di questo, cioè ho raccontato un piccolo frammento di un evento. A differenza di Lucio Macchiarella, Franco Michalizzi l'abbiamo braccato nel retropalco e quindi l'intervista sarà un po' ventosa, ma come per Lucio Macchiarella, vedi il periodo delle signore sigle dei cartoni, Kira. Sì, qua andiamo proprio per lì. Per me Ken il Guerriero è un pezzo di musica, cioè, nel senso pop, decisamente fighissimo, prescindere, diciamo, del discorso animazione. Ora, come per Macchiarella, anche per Franco Michalizzi, il piccolo medley iniziale per scoprire che cosa ha fatto Franco Michalizzi e soprattutto cosa fa tuttora, visto che, vabbè, non vi spoilerò troppo. Dicevo, c'è un po' di vento nell'intervista, ma non dà fastidio. Via! Senti come gas pompa. Pam pam pam. Radio Elettrica. Eh sì, fantastico. Che ne dice Marconi di questa Radio Elettrica? Approva. Dall'alto. Va bene. Complimenti per questo premio. Ma in una proiezione stampa lei ha assistito all'uscita. Sì, perché fu un'occasione dell'ultima neve di primavera, il cui tema fece un successo strabiliante, è rimasto in Italia, è stato primo in classifica per tanto tempo, in Argentina è stato un anno in classifica, primo in classifica, una cosa veramente non ho mai sentito io. Comunque bellissimo, tra l'altro era un tipo di composizione che andava bene per il popolo argentino, era qualcosa di sudamericano, ce l'aveva, del tango, no? È un po' il blues del Sud America. E quindi che mi stavi chiedendo non mi ricordo più. Che cosa è successo tra la critica e il pubblico? È successo che il produttore, chissà per ottenere chissà che cosa, invitò i maggiori critici del momento, che erano Biraghi, erano Rondi, erano, quindi gente con due cose così, che faceva il Festival di Venezia, cioè, quindi un po' pazzo lui. Li ha invitati alla proiezione dell'Ultima Neve di Primavera, che noi consideravamo un bel film fatto bene, splendida fotografia, mi dicono bella musica, e soprattutto con questo ragazzino pieno di lentiggini, insomma, ben confezionato, molto bene, è irresistibile, credimi, ho visto cose incredibili. E ha invitato questi che sono entrati per la proiezione, ciao, ci vediamo dopo, hanno chiuso la porta e noi abbiamo aspettato fuori. A un certo punto è finito il film, hanno aperto la porta, avevano gli occhi stravolti, non ho mai visto, sembravano che venivano fuori da un'esperienza subumana o sovrumana, e gli occhi stravolti così ci guardavano con un po' di fastidio e allontanandosi dissero: non si fanno queste cose, non si fanno, perché un grande critico non può piangere alla visione di un film di genere, come dire, insomma un film per la famosa massaia di Voghera o che so io. Invece era un film molto carino, fatto con molta leggerezza, con molta sentimento. E trovare il sentimento, mettere alla prova il proprio sentimento, è sempre un'azione formidabile, secondo me. A proposito di mettere il sentimento, la propria anima in composizioni che già dalle primissime note danno una tempesta di ricordi adesso e allora, come ci si approcciava al progetto? Lei l'ha visto? Sì, certo. Prima di tutti noi? Ma certo, li ho visti, li ho discussi con il regista. Come si cercavo di capire cosa voleva dire il film, cioè alla fine qual era la
la sostanza del film. Con questo film io voglio dire questo, cioè voglio far capire questo. Quando lo capiva anche il musicista veramente, e doveva sempre capirlo, allora era più facile lavorare, perché anche tu facevi questa ricerca dentro di te, finché a un certo punto sentivi che hai preso la via giusta, e quelle note rappresentavano il film in maniera incredibile. Spesso la musica racconta ancora più delle immagini, quindi è fondamentale nel cinema. Se togli la musica da un film, gli togli l'anima. Cosa ascolta Franco Michalizzi oggi? Oggi io ascolto i dischi degli anni 80-70, che mi piacciono sempre, favolosi, ma io parlo anche di dischi, non solo canzoni, insomma, dischi anche di jazzisti, è ovvio, come musicista mi piace un certo tipo di musica corposa, insomma, che mi offre tante possibilità di ascolto, tanti gusti, è quella che ascolto io. Guarda, la musica di oggi, sono, devo dire per forza un parere? No. Si possono dire le cose, no, lasciamo per. È uguale, lasciamo, libertà. Invece, lasciamo. Tra poco noi sentiremo il nuovo disco di Franco Michalizzi. Certo, è uscito ieri o oggi, credo, Artificial Lovers, che è un album, è già uscito il singolo un mesetto fa. Adesso c'è l'album con parecchie canzoni veramente belle, tanti diversi cantanti, tra i quali c'è anche Mario Biondi, e Lusia, c'è Cristiana Polegri. C'è una bravissima cantante nuova che ho trovato di origine ucraina, favolosa, che si chiama Alina Tupis. Brava, brava, brava. E oltre ad essere anche molto bella, devo dire. E tanta roba, tanta roba, tanta roba. Andate ad ascoltare. Tangenzialmente, su Radio Elettrica, sì, da diversi anni, la trasmissione di cinema principale si chiama Cellulite e Celluloide e si apre con il tema di Italia a mano armata. Perfetto. Anche Tarantino gli è piaciuto. Gli è piaciuto parecchio. Anche pure Tarantino gli è piaciuto. Cosa le viene in mente se sente il titolo Cellulite e Celluloide? Che risma di trasmissione può avere? Beh, insomma, queste attrici che ormai lì erano una bomba, okay, e se li vedi oggi in televisione dici come passa il tempo, okay, quella frase che assorbe tutti, compresi noi stessi. Isolerò questa cosa e la manderò alla trasmissione. Grazie, bene, complimenti per il regalo. Ciao. E per il premio. Grazie mille a te. Ciao. Per il regalo. Vabbè. Era Giovanni ogni tanto va in confusione durante le interviste. Era Natale per me. Per tutti. Salve, salve, un saluto a casa. Questo era lo spazio dedicato di report, anzi la riportare a casa tutto il bottino, il pingue bottino del Music Comics, il premio per la musica delle immagini, dove Radio Elettrica era media partner.